Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Il primo video di settembre è il primo video senza gesso. Ho tolto il gesso finalmente e sono riuscita anche a godermi gli ultimi sprazzi di agosto, quindi sono riuscita anche ad andare in vacanza e la cosa mi ha reso molto felice perché con il piede rotto pensavo di dover rinunciare alle mie vacanze, invece sono riuscita anche a partire e a fare una decina di giorni fuori di casa. Come avrete letto dal titolo, questo video sarà un video recensione di un libro che ho letto da poco. Dopo la realizzazione di Gioielli Artigianali, posso dire che la letteratura è la mia più grande passione. Fin da piccola ho sempre letto tantissimo e ho sempre spaziato molto, sia per quanto riguarda gli autori, sia per quanto riguarda generi letterari, sia per quanto riguarda anche periodi storici in cui questi libri sono stati scritti, perché appunto sono sempre stata interessata anche al periodo storico che c'è dietro un libro, che c'è dietro un determinato autore. Non ho mai pensato di parlare di libri o di recensioni letterarie qui su YouTube, perché pensavo di non riuscire mai a trovare qualcuno con i miei stessi gusti letterari e quindi ecco, questi video potevano risultare noiosi. Ma dopo aver realizzato il video tag sull'universo di Harry Potter, quindi l'Harry Potter tag, in cui appunto ci sono tante domande relative all'universo di Harry Potter e ai suoi libri, ho capito che ci sono tante persone interessate anche ai miei stessi gusti letterari e soprattutto mi sono divertita tanto a parlare di libri. Quindi quello mi ha dato la spinta per cominciare a parlare di libri anche qui sul mio canale. Il libro di cui voglio parlarvi oggi l'ho letto i primi giorni di agosto, forse non ho impiegato neanche una settimana a terminarlo, ed è Il morso del ramarro di Valeria Corciolani. Subito dopo aver terminato con questo libro ho cominciato il grande libro della vita, ovvero I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Ora, Dostoevskij è un mio grande autore preferito e appunto avevo bisogno di una piccola spinta per leggere I fratelli Karamazov, perché è davvero un libro molto impegnativo e penso che già di quello non farò una recensione o non ve ne parlerò, perché secondo me per recensire o parlare di Dostoevskij in maniera concisa e breve e non tralasciando niente bisogna avere una patente speciale, cioè è impossibile parlare di un libro così vasto in poco tempo. Ritornando al libro protagonista di questo video, allora io ho acquistato Il morso del ramarro sul Kindle, appunto in versione ebook, perché mi era stato suggerito appunto tra i suggerimenti del mese del Kindle stesso. Avendo letto anche il nome, Il morso del ramarro, avendo letto la trama, mi sono incuriosita e l'ho scaricato. Il libro è stato pubblicato nel marzo del 2014, è composto da circa 330 pagine e io l'ho acquistato sulla versione ebook a circa 5 euro. Non so bene come cominciare a recensire un libro, perché ecco, è la mia prima volta, ve l'ho detto, e di solito si comincia parlando della trama. E quindi a grandi linee comincerò anch'io a descrivervi un po' la trama che interessa questo libro. Tre ricchi rampolli di tre grandi famiglie molto ricche decidono di, in assenza di grandi azioni e di grandi emozioni nella loro vita e nella loro estate praticamente piatta, decidono di compiere dei furti in appartamenti di persone altrettanto benestanti, ricche. Quindi questi tre giovani ragazzi non trovano niente di meglio da fare per allietare queste loro giornate praticamente piatte, vuote, che rapinare case e dividersi la refurtiva. La nostra storia comincia quando? Durante uno di questi furti, quindi questi furti di appartamento della banda composta da questi tre giovani ragazzi, si ha l'imprevisto ritorno del padrone dell'appartamento, che è un signore abbastanza in là con gli anni, accompagnato dalla sua badante peruviana.
Quindi i tre ragazzi non si aspettavano questo rientro improvviso e si ha una sorta di colluttazione in questo appartamento. Durante questa colluttazione, presa dallo spavento, la badante peruviana lancia sui tre ragazzi, sui tre ladri, una maledizione, un anatema, un po' in italiano, un po' in peruviano, però noi riusciamo a capire bene il significato di questo, di questa maledizione. Purtroppo, a seguito di un incidente, durante questa colluttazione, durante la fuga dei tre malviventi, la badante finisce in coma. L'uomo anziano colpito nel suo appartamento è un vecchio professore di storia dell'arte che, insieme ad altri tre vecchietti arzilli, suoi compari di avventure, riescono a capire chi sono i tre ragazzi che hanno svaligiato il suo appartamento e diversi altri appartamenti e, diciamo, con molta ironia e molta voglia di spaventare, mettono in atto la maledizione che la donna peruviana, la badante peruviana, aveva scagliato sui tre ragazzi. La cosa divertente che mi è piaciuta molto di questo libro è che i protagonisti principali sono questi quattro vecchietti che, in barba alla loro età, vogliono portare avanti questa missione, questo compito che si sono prefissati, ovvero far sì che questi tre ragazzi che hanno portato purtroppo all'incidente della badante peruviana riescono in qualche modo a pagarla per i crimini che hanno commesso. I signori anziani, che decidono di dare una lezione a questi tre rampolli annoiati che appunto hanno commesso dei crimini, sono quattro: il professore di storia dell'arte, proprietario dell'appartamento in cui è venuto la colluttazione, un farmacista, un capitano in pensione e un pescatore. Quindi tutti e quattro, con le loro conoscenze, riescono appunto a mettere in atto una vendetta che è ironica, ma riesce a scuotere gli animi dei tre ragazzi che appunto avranno delle reazioni anche fisiche a questa paura che provano quando credono che questa maledizione scagliata dalla donna peruviana sia effettivamente reale. Un'altra caratteristica di questo libro che mi è piaciuta molto è la presenza di tantissimi personaggi che piano piano ci vengono presentati già dalle prime pagine del libro. Quindi ogni capitolo parla di un personaggio. All'inizio non riuscivo a capire giustamente la correlazione tra un gruppo di tre ragazzi ai tanti ricchi e giovani che si annoiavano per le strade della loro città, un gruppetto di quattro arzilli vecchietti che parlavano tra di loro di esperienze vissute mentre giocavano a scacchi, una badante peruviana che non riesce più a capire quale sia il suo vero paese perché, ecco, le manca il suo paese natale, i suoi figli, i suoi parenti, però in Italia si sta trovando bene perché ha incontrato appunto il professore di storia dell'arte Giovanni, che le è molto affezionato. Poi nella stessa palazzina del professore Giovanni ritroviamo anche un'altra famigliola, ovvero composta da una mamma che sta affrontando un divorzio a causa dell'infedeltà del marito e che deve affrontare anche una figlia adolescente, Anna, e due gemelli pestiferi, praticamente combinano solo guai questi due bambini. In più troviamo anche un giovane medico di pronto soccorso che è stato trasferito appunto in questa città. Tutti questi personaggi, ce ne sono tantissimi altri, ma questi sono i principali, quelli che compaiono più spesso e che hanno anche un ruolo all'interno di questa storia che si va a svolgere pian piano, li ritroviamo che interagiscono tutti insieme in maniera che giustamente all'inizio del libro non potevamo aspettarci. Il tutto è condito da ironia e un modo di scrivere molto leggero, quindi il libro non risulta mai pesante, anzi risulta essere molto divertente perché appunto le situazioni che questo gruppetto di nonnini detective vanno a creare ci piace molto, a me è piaciuto tanto. Fino alla fine si riesce a percepire sempre
questo marcia in più, questa ricchezza che hanno le persone di una certa età. E appunto questo filo comune dei quattro signori anziani riesce a ritrovarsi in tutto il libro. Infatti saranno loro poi a dare la conclusione a questa faccenda un po' rocambolesca in cui si sono venuti a trovare. Non ve l'ho ancora detto, ma la città in cui si svolge la trama del nostro libro è Chiavari ed è anche la città in cui vive la scrittrice. Io ho fatto qualche ricerca su Google Immagini ed era proprio così che me l'aspettavo la città, ovvero dopo aver letto il libro mi sembrava già di conoscerla perché appunto viene descritta proprio in maniera anche minuziosa, tutti gli scorci, i paesaggi, il mare in tempesta, le palazzine di stile Liberty che si affacciano in questa strada principale e la città vecchia, le collinette che si trovano appena fuori la città, io praticamente già le avevo viste grazie alla descrizione dell'autrice della sua città. Quindi in definitiva il libro mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto molto compagnia durante la mia reclusione a casa con il gesso e mi è piaciuto tanto anche perché ecco c'è sempre un fondo di ironia che rende il libro molto leggero, molto anche delicato da leggere, non annoia mai e io a un certo punto a circa metà della lettura non sono più riuscita a staccarlo, ho passato un paio di notti insonne praticamente fino alle 3, alle 4 per terminarlo perché appunto volevo vedere come andava a finire questa intricata serie di eventi portata avanti da questi quattro arzilli vecchietti che poi alla fine si rivelano i protagonisti della nostra storia tra i tanti protagonisti che si susseguono in questo libro. Vi ho detto che la narrazione di questo libro scorre in maniera ironica e leggera e proprio per ricollegarmi a questa cosina che vi ho detto ho segnato qui su un po' di fogli la mia citazione preferita. Adesso vi passo a leggerla. Nonna Bice, che è una dei tanti personaggi che ritroviamo nel libro, è fermamente convinta. Il mondo sta andando a catafascio per colpa delle diete. Dolci banditi dalla tavola producono menti inacidite e frustrate. Quindi ecco, questa è una delle tante citazioni che potrete trovare di Nonna Bice. Quindi io mi sento di consigliarvi Il morso del ramarro se avete voglia di una lettura leggera, ironica, che non vi stanchi, perché il susseguirsi delle vicende appunto è molto appassionante, ambientato in una città italiana e con anche un sottofondo di morale, ovvero che non bisogna mai sottovalutare la ricchezza che le persone anziane possono portare dentro di loro e anche se il loro corpo non è al massimo della forma, la loro mente e il loro cuore riesce sempre a sorprenderci. Appunto, questa è la lezione che ci danno i quattro protagonisti principali, questo gruppetto di arzilli vecchietti che con le loro forze, le loro capacità riescono a mettere in atto una vendetta molto ironica, ho detto ironica mille miliardi di volte, ma anche molto intelligente. Il video recensione finisce qua. Spero di avervi incuriosito un poco a proposito di questo libro e devo dirvi che è stata più difficile di quello che pensassi. Ovvero pensavo che fosse facile sedersi davanti alla telecamera e parlare del libro che si è appena letto, della trama, dei personaggi e dell'impressione che questo libro mi ha fatto. Ma devo dire che è stata piuttosto difficile, perché essere chiaro, conciso, veloce e avere poco tempo a disposizione e soprattutto non avere un feedback come si dice, istantaneo è piuttosto difficile quando si parla di recensioni di libri. Non ci avevo fatto caso, non ci avevo pensato quando ho cominciato questa recensione, però spero di essere riuscita ad essere più chiara, più appassionante e più concisa possibile. Bene, il video finisce veramente qua. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia per un po' e
Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete letto il libro, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se la pensate come me o se la pensate in tutt'altro modo e se queste tipologie di video vi possono interessare. A me personalmente, amante della lettura e dei libri, piacciono molto queste video recensioni, appunto perché posso sempre trovare dei libri nuovi che mi vengono consigliati o sconsigliati e soprattutto mi piace andare alla ricerca di recensioni di libri che anche io ho letto, perché appunto mi piace avere un contatto con chi la pensa come me o la pensa non come me o non la pensa come me. Bene, quindi fatemi sapere, mi piace tanto leggere i commenti e rispondere. Quindi il video veramente finisce qua. Giù nell'info box vi lascio la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, così ci possiamo tenere in contatto anche in altre maniere. E niente, vi saluto, al prossimo video. Ciao ciao!